SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Decine di insegnanti si sono riuniti davanti alla sede del provveditorato di Forlì per sensibilizzare governo e popolazione al tema precariato nelle scuole. Manifestazioni simili si sono verificate in tutta Italia. In totale i posti complessivi da coprire sarebbero almeno 150.000. 347 nel Cesenate, 28 nel Riminese, una decina nel Ravennate e infine una ventina nel Forlivese. Sono questi i numeri dei bimbi non vaccinati che non potranno sedere sui banchi di scuola. Nella provincia bizantina sono previsti un paio di giorni di deroga, ma ormai l'esclusione pare scontata. Procedono a rilento i lavori per la totale riapertura al traffico del viadotto Puleto in E45. Solo poche settimane fa il ministro Toninelli aveva assicurato che la situazione si sarebbe presto sbloccata, ma al momento il transito rimane vietato ai mezzi pesanti. All'orizzonte nessuna novità. Procedono spediti a Rimini i lavori di rifinitura del metro di Costa che tra poche settimane diventerà operativo. Con le nostre telecamere abbiamo documentato i cantieri in questi giorni attorno alle stazioni. Nel bolognese è aperto un tratto della nuova Bazzanese. Al via in queste ore la nuova campagna pubblicitaria di Orogel che ha scelto di portare sugli schermi televisivi nazionali la città di Cesena. Un atto d'amore per questa bellissima città, così il colosso romagnolo. Spot protagonista della nuova trasmissione Rai di Alberto Angela. Infine il calcio, una gara iniziata in difficoltà, questa l'estrema sintesi di Molese e Renate da parte del tecnico dei rossoblù Alessio Dionisi. Al gol, dopo 15 secondi di Anghileri per gli ospiti, ha risposto Checchi per l'1-1 finale. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Ludovico Luongo. A voi tutti buonasera dalla nostra redazione. In primo piano gli insegnanti che hanno protestato anche in Romagna contro, a loro dire, la piaga del precariato nelle scuole. Vediamo cosa è successo a Forlì. Si sono riuniti davanti alla sede del provveditorato degli studi a Forlì per dire no al precariato diffuso. Una mobilitazione che ha coinvolto diversi insegnanti e che riprende quella nazionale in programma contemporaneamente in tutta Italia. La manifestazione di quest'oggi è stata fatta a livello regionale dalle sigle sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale per chiedere una stabilizzazione del lavoro precario, perché per noi stabilizzazione vuol dire anche aumento di quella che è la qualità dell'insegnamento all'interno della scuola e soprattutto non avere del personale fortemente motivato e delle classi seguite fin dall'inizio dell'anno scolastico. Dalla stabilizzazione del personale scolastico passa inevitabilmente la qualità dell'insegnamento. Ci sono delle scuole che hanno in certe classi tutti insegnanti precari che ci sono quest'anno, ma non si sa se ci sono quest'altro anno. E questo povero insegnante, fra le tante cose, si potrebbe trovare a insegnare, oltre che una scuola diversa, anche una materia diversa. A livello nazionale si parla di oltre 150.000 posti liberi da coprire a partire dal 1 settembre. A Forlì Cesena l'impatto sarà quindi proporzionale. E non abbiamo peraltro le risorse per poterli né ricoprire, tantomeno stabilizzare. Questo noi chiediamo fondamentalmente, delle risorse per poter rendere stabili i rapporti di lavoro e per poter mettere fine al precariato nella scuola. Attualmente il precariato coinvolge migliaia di persone con una stabilizzazione che non viene raggiunta in alcuni casi prima dei 50 anni. Adesso noi abbiamo un problema, ovvero garantire l'avvio regolare dell'anno scolastico. Bisogna avviare una fase straordinaria, l'abbiamo chiamata fase transitoria, per stabilizzare i precari che hanno garantito il regolare funzionamento dell'istruzione della scuola nel nostro paese in questi anni. Si registra a Cesena il numero maggiore di bimbi non in regola con l'obbligo vaccinale. In questo servizio però vediamo tutti i numeri. Non c'è il certificato fuori dalla scuola.
Questa da martedì l'applicazione della legge nel comune di Rimini che non concede proroghe per i genitori che non hanno presentato la certificazione originale sulle vaccinazioni dei figli. I numeri dell'11 marzo, giorno fissato per la scadenza, parlano di 28 bambini non in regola nel riminese, una decina nel ravennate, una ventina nel forlivese e ben 347 nel cesenate. L'iter prevede ora che le dirigenze scolastiche e le amministrazioni comunali trasmettano all'ausl della Romagna i nominativi dei bambini che non sono in regola con la certificazione vaccinale. Una volta che il servizio sanitario avrà formalizzato l'inadempienza, si procederà all'esclusione dalle strutture educative dei bimbi. Nel Ravennate sono stati concessi un paio di giorni di tolleranza prima di procedere all'applicazione della legge Lorenzin, che prevede sanzioni da 100 a 500 euro per l'inadempienza nella scuola dell'obbligo, dai 7 ai 16 anni, sino all'esclusione invece per i piccoli che frequentano nidi e scuole d'infanzia. Ci sono novità attorno al caso di Vadim Piccione, il Ravennate di 22 anni, morto nel 2012 durante la Notte Rosa e ritrovato il giorno dopo lungo le rive del canale Marano di Riccione. Il GIP ha accolto la richiesta dei familiari del ragazzo che non hanno mai creduto alla tragica fatalità e ha deciso di dare il via a ulteriori indagini. Saranno riascoltati gli amici che erano con lui quella sera e si indagherà in maniera più approfondita sulle cause del decesso. All'epoca dei fatti non era stato possibile eseguire un'autopsia accurata in quanto la salma, spostata più volte ed esposta a elevate temperature, non era in buone condizioni durante l'esame. Il mondo del basket ha dato l'ultimo saluto al presidente ed ex allenatore della Virtus Bologna, Alberto Bucci. I funerali si sono tenuti nella sua città d'adozione, Rimini. Non soltanto un coach, ma un life coach, maestro di vita. Così è stato definito Alberto Bucci durante la funzione funebre che si è tenuta a Rimini per celebrare il presidente ed allenatore della Virtus Bologna, un maestro dentro e fuori dal campo che ha richiamato amici da tutta Italia per l'ultimo saluto, tra questi anche Carlo Ancelotti. Il segno che il presidente della Virtus Bologna ha lasciato va oltre le tattiche della pallacanestro. Quello che ha fatto lui è sotto gli occhi di tutti, l'avete visto la gente, io stamattina anche alla Camera Ardente, ma tutti quanti hanno partecipato perché lui dava lezioni di vita, certo pure di basket, ma lezioni di vita è molto più importante. Era molto legato ad entrambe le città che lo hanno visto protagonista di grandi gesta sportive, Rimini e Bologna. Due città hanno perso un loro figlio, ha sottolineato Don Massimo Vacchetti durante l'omelia che si è tenuta presso la Chiesa della Riconciliazione. La leggendaria scalata del Rimini Basket, con cui Bucci ha trainato la squadra dalla Serie D alla Serie A alla fine degli anni 70, è stato uno fra tanti dei momenti ricordati. Aveva questo gran temperamento, questa gran forza e l'ha avuta in questi 8 anni perché io lo vedevo tutte le estati, lui stava male, soffriva. Faceva terapie, ma era talmente incazzato che insomma è riuscito a campare poco, però è riuscito ad andare avanti a fare qualche altra cosa importante. Parliamo ora di infrastrutture perché procedono a rilento i lavori sul viadotto Puleto in E45. La riapertura totale al traffico, anche ai mezzi pesanti, annunciata dal ministro Toninelli poche settimane fa, sembra destinata a slittare. Così era il ponte il 16 febbraio scorso e così è rimasto. Pare che non sia cambiato nulla da quando il ministro Toninelli ha fatto visita al cantiere sull'E45, rassicurando tutti sul fatto che entro 30 giorni il tratto di strada che collega la Romagna con la Toscana sarebbe stato riaperto anche ai mezzi pesanti grazie a un'operazione di ristrutturazione straordinaria da parte di ANAS. I giorni ne sono passati 24 e per il momento di straordinario si è visto ben poco. Gli unici lavori realizzati sono stati infatti il rifacimento dell'intonaco e l'installazione dei sensori di sicurezza, interventi molto superficiali ben diversi da quelli che servirebbero per la riapertura del ponte. Si era parlato ad esempio della sostituzione dei baggioli, i cuscinetti che sostengono la carreggiata. Un'operazione molto complessa che richiede il sollevamento dell'intero tratto stradale e di cui al momento non vi è alcuna traccia, tanto che al posto delle grandi gru che servirebbero allo scopo vi è solo l'impalcatura sulla quale lavorano pochi operai. Insomma, la sensazione che servirà ben altro per convincere la Procura di Arezzo a liberare il cantiere e la riapertura al traffico promessa tra meno di una settimana sarà quindi destinata a slittare. Nel frattempo qualcuno si arrangia come può. Diversi camion hanno violato il blocco e si registrano alcune scorrettezze tra automobilisti con diversi sorpassi irregolari nei tratti a due corsie anche grazie agli autovelox che ancora non sono stati montati. Il tutto mentre si attende l'incidente probatorio sui 5 funzionari di ANAS indagati per omessa manutenzione.
Intanto a Rimini, operai al lavoro per le ultime rifiniture del metro di Costa. La settimana è cominciata con ruspe asfaltatrici a Rimini, tra i quartieri Bellariva e Miramare. Al risveglio di lunedì, gli abitanti hanno trovato aperti i cantieri nei pressi di alcune stazioni del metro di Costa. Il nuovo sistema di trasporto rapido costiero, che secondo le ultime stime dovrebbe avviarsi nella prossima estate, continua dunque a rifare il look alle aree che attraversa. E se da un lato ha costretto molti residenti a dover fare i conti con il nuovo affaccio sulla lunga muraglia, dall'altro stanno per essere risistemati i marciapiedi e sottopassaggi con l'obiettivo di rendere più agevole la vita dei pedoni. Si parte da via Rimembranze, dove il disagio principale è rappresentato dalla chiusura del traffico veicolare per tutta la durata del cantiere. Solo pedoni e biciclette possono passare. Intanto si stanno adeguando le rampe alle normative per i portatori di handicap. Parte di via Lugano, il lungo asse che costeggia il TRC, verrà riasfaltata. I muri verranno tinteggiati con vernici in grado di ridurre gli inquinanti, compresi quelli del cavalca ferrovia di via Cavalieri di Vittorio Veneto, dove sorge un'altra fermata del metro. A Miramare si interviene sia a lato monte che a lato mare della stazione. Quest'ultima parte viene considerata dall'amministrazione comunale come un'area con una vocazione di piazza. La strada ospita oggi il mercato ed è il cuore del quartiere più meridionale di Rimini. Pasqua è alle porte e si dovrà fare in fretta, tempo permettendo, per concludere le opere entro le festività. Il cronoprogramma prevede il completamento dei lavori dal valore di 1 milione di euro entro il 19 aprile. Nella Bolognese intanto ha aperto un nuovo tratto della nuova Bazzanese. Pollice in su di automobilisti e camionisti, segno che la nuova Bazzanese aperta nel tratto che va da Via Lunga alla strada provinciale 27 era attesa dai tanti che ogni giorno percorrono quel pezzo di strada. Ad essere interessato il tratto che va dall'uscita della frazione di Muffa del comune di Valsamoggia e passa per Crespellano Centro. Sono i primi 6 chilometri di questa importante realizzazione perché ha visto un investimento molto significativo, perché parliamo di circa 54 milioni di euro di investimento e che finalmente vede la luce. Naturalmente per tutto il nostro territorio è una struttura di fondamentale importanza, anche perché ci consentirà di far uscire tutto il traffico delle zone urbane di Crespellano, di Pragatto, ma anche poi successivamente di Bazzano, e quindi liberare il centro urbano e portare il traffico invece in questa che è una grande arteria ad alta percorrenza di viabilità, che ripeto tanti anni che aspettiamo. Una infrastruttura, ha proseguito Ruscigno, che consentirà non solo a migliaia di cittadini di risparmiare ore di tempo perse in fila per recarsi al lavoro, ma anche di liberare dal traffico i nostri centri urbani, che potranno così rigenerarsi attraverso nuovi servizi e opportunità su cui stiamo già lavorando con cittadini ed imprese. Questo nuovo tratto si percorre in soli circa 4 minuti rispetto a prima che ci voleva, quando andava bene, mezz'ora, ma in questi ultimi giorni anche un'ora di transito. Tra qualche settimana sarà aperto anche il secondo tratto di collegamento verso la Pedemontana in direzione Vignola e sarà così completato l'asse Bologna-Modena. Manca l'ultimo tratto, cioè questo che va dalla Muffa attraverso Bazzano e si collega con la Pedemontana verso Vignola, quindi sono l'ultimo tratto di circa altri 6-7 km di strada. In realtà la strada è praticamente già ultimata, rimane solo lo svincolo della rotonda nella zona di via Castelfranco, e raccordo con via Castelfranco, si ipotizza entro la fine di aprile di aprire anche questo. Quanto sono durati i lavori? I lavori sono durati circa 4 anni e devo dire con grande soddisfazione, qua devo fare anche un grandissimo ringraziamento a tutti i tecnici della città metropolitana e anche all'impresa Caron che ha realizzato l'opera, perché il cantiere si completerà in anticipo sui tempi, perché la consegna era prevista per il 31 di luglio e invece molto probabilmente entro fine aprile apriremo tutta la strada. Il comune di Bologna presenterà giovedì la candidatura dei portici a patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO. Il dossier è quasi ultimato e sarà proposto al Ministero per i beni culturali nel prossimo settembre. Coinvolti nel percorso anche le biblioteche e i musei del comune. Prosegue intanto il trend positivo, parliamo di economia, presentati a Rimini i dati di Confindustria Romagna. 7% in più di fatturato, 4,2% in più di produzione e occupazione in crescita del 6%. Questi sono i dati presentati da Confindustria Romagna secondo l'indagine congiunturale realizzata dal Centro Studi e dal Servizio Economico dell'Ente, relativi ai territori di Rimini e Ravenna, e che evidenziano un trend positivo anche nel secondo semestre del 2018, in controtendenza con il dato nazionale.
Per quanto riguarda solo il territorio riminese, i numeri sono altrettanto positivi. Anche qui si registra un fatturato in crescita del 7%, produzione più 4% e addirittura un'occupazione del più 10,5%. Indagine positiva, nel senso che i dati sia per quel che riguarda il consuntivo 2018 che i dati previsionali del primo semestre 2019 sono indicativamente tutti positivi, però direi che di regola è un'indagine che risponde abbastanza a sentiment del territorio e a sentiment nazionale. Ma per continuare a crescere bisogna investire in infrastrutture, indispensabile per un territorio che punta sul turismo. Un territorio, un paese che vuole crescere ha bisogno di infrastrutture. Dobbiamo anche essere obiettivi e dire che il problema delle infrastrutture non è un problema dell'ultimo anno, perché questo è un paese che sulle infrastrutture è storicamente in ritardo. In più a questo si aggiunge il tema dell'occupazione nel settore dell'edilizia. Ricordiamoci che non si può crescere se l'edilizia non riparte, e ancora qui parliamo di aziende dell'edilizia che non stanno ripartendo. Ci sono dei segnali molto molto lievi di una ricrescita, di una ripartenza, e quindi anche quella dell'infrastruttura deve alimentare il settore delle costruzioni. Il Consiglio di amministrazione della Cassa di Ravenna ha approvato il bilancio dell'esercizio 2018, che chiude con un utile netto di 18,3 milioni di euro, più 8,4 rispetto all'anno precedente, nonostante i costi straordinari per una operazione. E si è tenuta al Pala Congressi di Rimini una 2 giorni dedicata al futuro della ristorazione alberghiera. In questa 2 giorni di Gustando Hospitality si parla di cucina legata al mondo dell'hospitality, quindi sono presenti molti albergatori, ristoratori qua al Pala Congressi di Rimini. Quali sono alcuni dei consigli più preziosi che si sente di dare? Noi partiamo molto da una base molto, molto semplice e anche molto, molto banale. Potrebbe essere il fatto di partire prima di tutto rispettando la stagionalità dei prodotti, cercando sempre di dare i prodotti freschi. Qual è il futuro della cucina, in particolar modo in Romagna? Penso che la base è quella, essere molto franco con i prodotti che si danno, cucinando molto bene, sia a livello tradizionale che a livello creativo. L'importante è che sia una cucina, appunto, che sia molto molto piacevole. Però anche in Romagna, no? Una terra che ha una grande tradizione di cucina, c'è anche voglia di sperimentare tradizioni diverse. Ci abbiamo a disposizione dei prodotti che sono magnifici, dipende un po' di noi, della nostra creatività e della voglia di fare che abbiamo, di proporre in maniere diverse senza logicamente dimenticare la tradizione, insomma. Il tessuto alberghiero, anche quello della ristorazione, sono in continuo rinnovamento per rispondere sempre più alla domanda del cliente contemporaneo. Quindi in che modo bisogna inseguire questo rinnovamento o accompagnarlo o indirizzarlo? Non bisogna inseguirlo, ma bisogna cercare di anticiparlo, perché ce ne rendiamo conto anche noi che è un mercato che si evolve velocissimamente. E un gruppo come il nostro, per poter essere al posto giusto nel momento giusto, deve cogliere quali sono le tendenze e anticiparle. Dalla biblioteca malatestiana a Piazza del Popolo, dalla Rocca alla Basilica del Monte, i gioielli cesenati si mettono in mostra nell'ultimo spot di Orogel in onda da stasera e nella nuova edizione del programma divulgativo di Alberto Angela e negli altri canali Rai, lo spot prodotto da Publisola. Cesena conquista le reti televisive nazionali grazie allo spot di Orogel, l'azienda leader nel mercato dei vegetali freschi surgelati, nata nella città malatestiana oltre 50 anni fa. Lo spot sulle meraviglie nasce da un'idea interna al nostro gruppo, in collaborazione ovviamente con Publisole, che gestisce la nostra attività comunicazionale, e nasce dall'idea di andare a chiudere, come sempre avviene nel mese di marzo, la nostra campagna televisiva nazionale, mentre prosegue ovviamente l'attività web e stampa sulle altre piattaforme comunicazionali. E dicevo, nasce dalla volontà di chiudere, come si dice, col botto, e quindi sponsorizzando uno dei programmi di punta della pianificazione di Rai nel mese di marzo, che è il programma condotto da Alberto Angela, Le Meraviglie d'Italia. Il nostro slogan pubblicitario da alcuni anni è Orogel, la meraviglia di ogni giorno, e l'abbinamento quindi è dovuto ed è perfetto, e quindi siamo molto onorati di sponsorizzare questo programma, che l'anno scorso tra l'altro è stato leader negli ascolti e ha avuto anche un elogio da tutta la critica proprio per i contenuti che promuove. Il nostro spot nello specifico da alcuni anni promuove la meraviglia dei nostri prodotti abbinandola alle tante meraviglie del nostro paese, quindi si apre ogni spot su una città diversa. Sono 14 le città coinvolte, dal nord al sud, da Torino a Catania, passando per Roma, Firenze, Siena e via dicendo.
In questo caso abbiamo invece voluto realizzare uno spot particolare ed è uno spot dedicato alla nostra città, Cesena. Il video, curato da Publisole con la regia di Davide Bricolani, racconta sulle note di Meraviglioso di Domenico Modugno gli scorci più belli della città in riva al Savio. Un atto d'amore verso la città in cui, come giustamente diceva, è nata Orogel, quindi abbiamo voluto proprio realizzare uno spot meno concentrato sui nostri prodotti, ma sulle tante meraviglie della nostra città, come diceva giustamente, dal Teatro Bonci al Ponte Vecchio, dalla Biblioteca Malatestiana alla Basilica del Monte, per far vedere a tutta Italia che Cesena è ricchissima di meraviglie e fra queste meraviglie c'è ovviamente anche Orogel. Cesena, l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha fatto scattare lo stato di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio comunale e regionale. Riccione, un dispositivo per la raccolta di plastiche galleggianti sarà immerso nelle acque del porto. Il suo nome è Sibin e permetterà il recupero di oltre 500 kg di rifiuti disseminati in mare. Bologna. Il questore ha disposto la chiusura per un mese di Oberdan 19, un bar del centro cittadino. Nel corso di un sopralluogo presso il locale, gli investigatori in borghese hanno sorpreso il marito della titolare consegnare una dose di cocaina a un cliente. Cesena. Questa notte un principio di incendio è scattato in un ambulatorio del reparto di pediatria dell'ospedale Bufalini. Le fiamme sono state rapidamente estinte da un operatore sanitario in servizio. È il momento dello sport, linea alla nostra redazione sportiva. Bentrovati su TR24 Sport, in apertura parliamo di calcio, un punto a testa che accontenta sia Imolese che Renate. Al Galli i rossoblù proseguono la loro marcia di avvicinamento ai playoff in vista della difficile sfida in programma domenica, la trasferta in casa della Ternana. Sentiamo. Parte col freno a mano tirato l'Imolese e alla fine si accontenta di un punto rimediato col Renate. La doccia fredda ricevuta dopo 15 secondi da Anghileri ha permesso solo al 39esimo il pari di Checchi. Nella ripresa però con nuovi interpreti i rossoblù hanno sferrato il colpo del KO con Bensaglia. C'è stato un pochino di demerito nostro nel loro gol, però dai, dopo non era facile rimetterla in piedi. Forse se non avessimo fatto gol al suo angolo sarebbe stato ancora più difficile. Dopo invece abbiamo giocato, non è stata sicuramente la nostra miglior prestazione, però dall'altra parte avevamo una squadra viva che sta facendo un giro di ritorno molto positivo, quindi dobbiamo dar merito anche agli avversari. Però abbiamo fatto abbastanza bene, non siamo stati tanto pericolosi, ma non abbiamo concesso proprio nulla, nonostante l'handicap iniziale. In piena lotta a salvezza c'è il Renate di Aimo Diana che ha definito i suoi ragazzi coraggiosi, un punto che cancella gli ultimi due KO consecutivi. Sono doverosi complimenti alla mia squadra ma anche all'Imolese, perché i punti che ha sono tutti meritati, è una squadra che gioca a calcio, libera mentalmente chiaramente perché si permette giocate, anche perché c'è una libertà mentale di classifica importante, rispetto a noi invece che arriviamo da... Lottiamo per non retrocedere, quindi ogni gara per noi diventa la partita della vita. Per il basket invece a decidere la sfida tra Amadori Cesena e Rechico Faenza ci ha pensato Antonio De Fabritis. Gli 11 punti messi a segno nell'ultimo quarto dalla guardia classe 1990 hanno trovato il loro coronamento con la tripla allo scadere che ha spezzato l'equilibrio nel derby. Sentiamo allora le sue parole. Era fondamentale dopo la sconfitta, diciamo, in Coppa Italia, la finale che sempre lascia, diciamo, un po' d'amaro, e siamo stati bravi a riprenderci subito e rimettere la testa al campionato. Sapevamo che questa era una partita difficilissima, sia perché comunque dovevamo mantenere il primato in classifica e sia perché con Faenza, appunto, in semifinale Coppa Italia abbiamo avuto una bella vittoria e quindi loro comunque sarebbero arrivati qui con la voglia di riscatto. E raccontami un po' l'ultimo tiro. Ma l'ultimo tiro è capitato, non era previsto, diciamo, nello schema come prima opzione.
Nel momento in cui ho visto David che era, diciamo, sulla linea dei tre punti, nella posizione centrale, con l'uomo addosso, ho sfruttato, diciamo, l'occasione per fare un end-off e provare l'ultimo tiro. Ed è andata. Per quanto riguarda il volley, nella pool promozione di Serie A2 si fa tutta in salita la corsa alla fase finale per i playoff della Conad Ravenna. Le giallorosse infatti sono cadute fra le mura amiche sul 3-0 sotto i colpi di Soverato, che si è confermata squadra ostica. Fila tutto liscio invece per l'Omag. A San Giovanni Marignano le riminesi affondano sul 3-0 Martignacco. In classifica comanda Perugia con 29 punti, seguita da Trento a 25 e Soverato sotto di un punto, con Torino e San Giovanni Marignano che stazionano a quota 22 punti. Ed è tutto allora per questa edizione di TR24 Sport. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e linea che può tornare a Ludovico Luongo. Arrivederci. Grazie al nostro Andrea Zanzi, ora le previsioni del tempo. Buonasera a tutti i telespettatori di R24 e Teleromagna, da Andrea Raggini. L'ingresso dell'aria fredda lunedì pomeriggio ha determinato la formazione dei primi temporali stagionali, che hanno provocato anche grandinate, ma la giornata di oggi è stata splendida su tutta la nostra regione, con temperature però in calo. La giornata di mercoledì vedrà una nuova veloce perturbazione. Il risveglio sarà in parte soleggiato sulla Romagna, altrove ci saranno nuvole più consistenti con cieli grigi in Emilia, dove già dal mattino potrebbe piovere sull'Appennino e poi le piogge potrebbero interessare Parmense, Reggiano, Modenese e Bolognese. Sul nostro Appennino invece tornerà protagonista la neve oltre i 1300-1400 metri. Nel pomeriggio le piogge tenderanno a spostarsi verso i settori centro-orientali, interessando anche Ferrarese e poi dal pomeriggio la Romagna. Quota neve in Romagna generalmente compresa tra 1100 e 1300 metri di quota. Tornerà a migliorare già dal pomeriggio sul Piacentino, per poi tra la sera e la notte migliorare su quasi tutto il nostro territorio regionale. La ventilazione inizialmente sarà moderata da sud-ovest, poi in rotazione da nord-ovest. Temperature in calo con valori massimi che saranno generalmente compresi tra 9 e più 12 gradi. Per questo appuntamento è tutto, auguro a tutti voi una buona serata. Prima di chiudere, rivediamo i fatti principali di questo telegiornale. Decine di insegnanti si sono riuniti davanti alla sede del provveditorato di Forlì per sensibilizzare governo e popolazione al tema precariato nelle scuole. Manifestazioni simili si sono verificate in tutta Italia. In totale, i posti complessivi da coprire sarebbero almeno 150.000. 347 nel Cesenate, 28 nel Riminese, una decina nel Ravennate e infine una ventina nel Forlivese. Sono questi i numeri dei bimbi non vaccinati che non potranno sedere sui banchi di scuola. Nella provincia bizantina sono previsti un paio di giorni di deroga, ma ormai l'esclusione pare scontata. Procedono a rilento i lavori per la totale riapertura al traffico del viadotto Puleto in E45. Solo poche settimane fa il ministro Toninelli aveva assicurato che la situazione si sarebbe presto sbloccata, ma al momento il transito rimane vietato ai mezzi pesanti. All'orizzonte nessuna novità. Procedono spediti a Rimini i lavori di rifinitura del metro di Costa, che tra poche settimane diventerà operativo. Con le nostre telecamere abbiamo documentato i cantieri in questi giorni attorno alle stazioni. Nel bolognese aperto un tratto della nuova Bazzanese. Al via in queste ore la nuova campagna pubblicitaria di Orogel, che ha scelto di portare sugli schermi televisivi nazionali la città di Cesena. Un atto d'amore per questa bellissima città, così il colosso romagnolo. Spot protagonista della nuova trasmissione Rai di Alberto Agni. E infine il calcio, una gara iniziata in difficoltà, questa è l'estrema sintesi di Imolese e Renate da parte del tecnico dei rossoblù Alessio Dionisi. Al gol, dopo 15 secondi di Anghileri per gli ospiti, ha risposto Checchi per l'1-1 finale.
Velocissimamente arriva il sì della Camera dei Deputati al distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche, che quindi, se anche il Senato darà parere positivo, passeranno con l'Emilia-Romagna sotto la provincia di Rimini. Proprio a Rimini un aggiornamento d'agenzia proprio degli ultimi istanti, una pasticcera ha messo in fuga i rapinatori, la polizia li ha arrestati, tutti gli aggiornamenti tra pochissimo sul nostro portale tr24.it. È tutto per questo telegiornale, grazie per averci seguito. Ci vediamo domani sera. Infotech, il partner HP Romagna. SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.